Gabriele Trovato, un ingegnere informatico livornese trapiantato in Giappone, ha dato vita a un'incredibile innovazione che sta facendo discutere il mondo della fede e della tecnologia. Il suo piccolo robot, chiamato Santo, ha come obiettivo nobile quello di aiutare le persone a pregare e ad approfondire la loro fede attraverso l'intelligenza artificiale. Le radici di questo progetto innovativo affondano le loro fondamenta nella storia. Nel lontano XVI secolo, Re Filippo II di Spagna commissionò un monaco meccanico rudimentale che effettuava gesti di preghiera e baciava il rosario. Era un primo tentativo di connettere scienza e religione, un'idea audace per l'epoca. Oggi l'intelligenza artificiale bussa con forza alle porte della spiritualità umana e Gabriele Trovato è uno degli innovatori di questa nuova era. L'origine di questo piccolo robot che prega risale a 5 anni fa in Perù, quando l'Università Pontificia ha dato fiducia e fondi all'ingegner Trovato per sviluppare il primo prototipo di questo straordinario robot. Tuttavia, l'idea stessa ha preso radici da un'esperienza personale di Trovato durante il suo soggiorno in Giappone, dove ha studiato il design dei robot per adattarli alle diverse culture. È stato ispirato da una bambola tradizionale giapponese chiamata Daruma, la quale, secondo una credenza antica, mantiene fisso il desiderio di chi le dipinge un occhio. Questo concetto è diventato il punto di partenza per la creazione di un robot religioso. La visione dell'ingegnere era chiara: creare un robot a immagine e somiglianza di un santo cattolico, un compagno di fede che potesse rispondere alle domande sulla religione e pregare insieme agli esseri umani. Questa visione ha avuto origine da un desiderio profondo di portare la fede direttamente nelle case delle persone, prendendo ispirazione dall'abitudine di sua nonna di tenere immagini sacre in casa. Santo ha sperimentato il suo battesimo del fuoco in un ospizio vicino a Colonia, in Germania, dove ha pregato in tedesco insieme agli ospiti della struttura. Il risultato è stato così incoraggiante che le persone continuano a chiedere quando Santo tornerà. Tuttavia, va notato che al momento ci sono solo 2 di questi cyber santi esistenti al mondo. Uno è nelle mani del suo creatore, mentre l'altro è collocato nel Museo della Scienza di Varsavia, dove comunica in polacco e si ispira non solo a Papa Wojtyla, ma anche ad altre figure significative per i credenti locali. Ma come funziona realmente questo robot religioso? Prima di procedere, se non lo hai ancora fatto, ti invitiamo a mettere un like al video e iscriverti al canale. Questo gratuito gesto per noi sarà di fondamentale importanza per il sostentamento del canale. Grazie di cuore. Continuiamo. Gabriele Trovato spiega che per attivare il robottino Santo basta sfiorare la sua mano e da lì inizia un'interazione unica. Santo registra la domanda che gli viene fatta e attraverso un sofisticato algoritmo cerca nel suo vasto database le parole più adatte per rispondere. Non è un semplice assistente virtuale. Se per esempio, se gli si pone una domanda su Dio, troverà un passo della Bibbia pertinente. Può recitare il rosario e altre preghiere, guidando la persona con pazienza e correggendo gli errori per facilitarne la memorizzazione. Ma non si ferma qui. Può persino creare nuove preghiere, attingendo dalle scritture, raccontare la storia del santo del giorno, le parabole, le ricorrenze religiose e tanto altro ancora. Tuttavia, Santo è solo l'inizio di questa rivoluzione spirituale. A breve sarà affiancato da Celeste, un angelo artificiale che rappresenta il passo successivo nell'evoluzione di questa tecnologia. Attualmente ci sono 15 esemplari di Celeste in fase di realizzazione nell'ambito di un progetto di ricerca europeo e giapponese. Questi angeli elettronici saranno collocati nelle case di volontari che abbiano oltre 70 anni di età con l'obiettivo di fornire conforto spirituale e rispondere a domande sulla fede. Le ali di Celeste cambiano colore a seconda dell'argomento trattato,
ma è importante notare che è stato progettato per non sostituire il ruolo dei sacerdoti. Infatti, il robot invita le persone a rivolgersi a un prete per la confessione e per questioni spirituali più profonde. Santo e Celeste non ambiscono a diventare divinità su richiesta. Sono piuttosto concepiti come strumenti di supporto per coloro che cercano una guida spirituale e per coloro che, per varie ragioni, non possono partecipare regolarmente alle pratiche religiose in una chiesa fisica. Consentono l'accesso a contenuti religiosi che altrimenti sarebbero di difficile reperibilità, rendendo la fede più accessibile e conveniente. Tuttavia, nonostante le potenziali applicazioni positive di questa tecnologia, rimane una considerazione etica fondamentale. La Chiesa Cattolica, finora, ha mostrato cautela nel suo approccio a Santo e a questa nuova forma di spiritualità tecnologica. L'ingegnere Gabriele Trovato ha avuto incontri con figure ecclesiastiche importanti, ma finora ha ricevuto solo risposte del tipo «vedremo». La fede è un terreno delicato e l'integrazione dell'intelligenza artificiale solleva domande profonde sulla natura della religione stessa. C'è forse il rischio di trasformare la fede in un pacchetto, privo delle sfumature e della profondità dell'esperienza umana? Questa innovazione, pur rappresentando un passo innovativo nell'integrazione tra tecnologia e fede cattolica, non deve farci dimenticare che la fede è un viaggio personale e profondo. Sebbene la tecnologia possa essere un supporto, non può sostituire la ricchezza delle esperienze umane e spirituali che si possono trovare nel contatto diretto con gli altri e con la dimensione trascendente. Cosa significa pregare insieme a un robot? Cosa succede alla dimensione umana e spirituale quando la preghiera e la fede vengono assistite da intelligenze artificiali? Mentre la tecnologia offre l'opportunità di raggiungere le persone in isolamento, come gli anziani e i malati confinati tra quattro mura, si pone anche la questione della deumanizzazione. Santo e Celeste possono fornire conforto e supporto, ma la vera essenza della religione risiede nella relazione tra gli individui e Dio, nonché tra gli individui stessi. È l'aspetto umano della religione, la comunità, la condivisione delle gioie e dei dolori. Rischia di essere messo in secondo piano quando la tecnologia assume un ruolo centrale nella pratica religiosa. In questo contesto è importante ricordare le parole di Papa Francesco, che ha sottolineato l'importanza della vicinanza alle persone, della condivisione delle loro gioie, dei loro dolori e dell'attenzione alle esigenze dei più vulnerabili. La tecnologia può essere uno strumento utile per avvicinarsi alle persone, ma non deve sostituire il contatto umano e l'attenzione amorevole ai bisogni degli altri. La Chiesa Cattolica, con la sua tradizione millenaria, ha sempre posto un'enfasi particolare sulla comunione tra i fedeli, sulla condivisione dei sacramenti e sulla guida spirituale offerta dai sacerdoti. Tuttavia, il pericolo di svilire la fede in una forma confezionata è sempre presente. La fede è un viaggio personale e spirituale che richiede ricerca, riflessione e crescita. L'accesso facilitato alla spiritualità attraverso la tecnologia potrebbe portare a una superficialità nella comprensione e nella pratica religiosa, privando le persone dell'opportunità di esplorare le profondità della loro fede. E voi cosa ne pensate? Siete favorevoli a queste innovazioni nella nostra vita religiosa? Lasciate qui sotto nei commenti le vostre osservazioni e non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un mi piace al video. Grazie di cuore.